Allora, il Novecento comincia con una guerra estremamente classica, una guerra mondiale, la prima guerra mondiale, che è in qualche modo clausewitziana, cioè vede fronteggiarsi degli stati pieni di guerra, anche in tempo di pace, insomma, abbastanza classica, ma finisce in forma esasperata, cioè finisce con una guerra che appunto uno dei generali più importanti del Reich tedesco, Ludendorff, definì nel suo scritto guerra totale. Che cos'è la guerra totale? È la guerra di stati fra stati occidentali fortemente industrializzati che percepiscono un certo conflitto come un conflitto esistenziale, cioè ne va della vita e della morte dello Stato e quindi impegnano totalmente sia la società sia lo Stato nella guerra, di fatto facendo passare la forma della società da una forma articolata a una forma disarticolata, cioè trasformano la società in un esercito. Questa è una cosa che viene trattata in modo estremamente abile da Junger, con un testo del 1930. Si intitola La mobilitazione totale, poi col testo del 32, L'Arbeiter, l'operaio, ma in realtà è presente come in un importante articolo pubblicato da un sociologo ed economista tedesco che si chiama Lederer, Emil Lederer, nella rivista di Weber, di cui lui era redattore, in cui si vede che Lederer già nel gennaio del 15 aveva capito che la guerra trasformava la società, trasformava il rapporto tra società e Stato, appunto. Mentre uno Stato nazionale moderno, tardo ottocentesco, primo novecentesco, è una forma politica che contiene dentro di sé una società, la quale società è abbastanza autonoma e dunque, come si dice, è articolata, complessa, insomma. Tuttavia, questo tipo di Stato è pronto, dietro uno stimolo specifico, che è una guerra percepita come guerra esistenziale, è pronto per sostanzialmente distruggere la società e portarla tutta all'interno dello Stato, per cui esiste soltanto non il rapporto Stato-società, ma il rapporto Stato-esercito, Stato-forze armate, cioè come dire, si svela un arcano, si svela l'arcano del fatto che lo Stato contiene la guerra. Bene, a un certo punto questa guerra contenuta nello Stato appare manifesta e si mangia l'intera società. E infatti, durante la Prima Guerra Mondiale, appunto, stati che contengono la guerra potenzialmente diventano stati di guerra, totalmente stati di guerra, si accende la guerra totale, ovvero sia non si fa null'altro che la guerra. L'intera macchina produttiva lavora per la guerra. Nella seconda guerra mondiale sarà ancora più evidente, cioè a un certo punto nella seconda guerra mondiale un'economia come quella tedesca o come quella sovietica lavorano per la guerra al 70%. Come dire, si mette il pane in bocca alla gente e basta, non si produce altro che armi. E questo è un passaggio sostanzialmente irreversibile, cioè quando arrivi a questo puoi soltanto combattere, vincere o perdere. Se perdi sei morto, sei distrutto, non c'è più nello Stato, nella società, nell'esercito.